siete contenti? Siete contenti, porco iddio! Oh, ve lo dico subito, non me venite a fa morali a me, non bestemmia, non fa... Io sono più credente di voi, ma lasciatemi perdere perché devo sfogare, mannaggia la madonna, Se non vuoi guardare il canale, vattene a fanculo, Perché io so questo, dico sempre le cose come stanno. Siete contenti che avete cacciato Daniele De Rossi? Perché siete stati voi, Siete stati voi a cacciare Daniele De Rossi. Tutto il web, i giornalisti, i giornalai e i mentecatti che l'hanno criticato, che non gli hanno dato tempo, Siete stati voi! Avete capito? La scelta di cacciare Daniele De Rossi dopo solo 4 partite di campionato fa presagire problematiche ancora più grandi di quando c'è stava Mourinho. Ma che cazzo me stanno a dire, presidenti, qui, oh? A me sa che cazzo me ne frega che spendono 120 milioni sul mercato, se poi trattano allenatori che sono pezzi de core, perché Mourinho pure era un pezzo de core, ma qui c'è una bandiera della Roma, l'hanno trattato a pesci in fascia pure questo, è grazie a voi che avete sostenuto sta tesi, perché vorrei piaccarci nel culo uno per uno, per le live che ho visto e non sono mai intervenuto, per le porcherie che avete detto a Daniele De Rossi. Mo è meglio, no? Mo se parlate uno che... non ho capito, Juric, è uscito il nome di Juric. È uscito il nome di Juric! Juric, Oppure Allegri. Allegri sarebbe un grande allenatore. Ma io volevo Daniele, volevo, avete capito? Daniele De Rossi! Comunque, Daniele, so contento che t'hanno mandato via, perché io t'ho fatto il video 2 giorni fa dove ho sperato che te cacciavano, perché te stavano a bruciare la carriera tua. E è giusto così, è giusto che t'hanno cacciato, perché tanto la presidenza nostra, e mi assumo come sempre le responsabilità, perché voi dovete sapere una cosa, che video mio, gli arrivano allora e li guardano, ma so dei pezzi di merda, come gliel'ho detto pure quando hanno cacciato Giuseppe Mourinho. E ripeto, dei 120 milioni spesi me li sbatto al cazzo, perché ci sono squadre, ci sono squadre sopra di noi che hanno speso 1000 lire e che si trovano a 4, 5, 6 punti, 7 punti sopra di noi. Quindi dei 120 milioni spesi, sai che cazzo me ne frega a me? Non avete dato la possibilità a Daniele di lavorare e avete trattato per l'ennesima volta un cimelio! Lui è un cimelio, non è uno qualunque, come un pezzo da piedi. Allora, come dissi per Giuseppe Mourinho quando l'hanno cacciato, questa presidenza non mi appartiene, non mi rappresenta e non mi rappresenterà mai. E vattene a fanculo, Dan e Ryan, sempre Forza Roma. E mo se famo due risate, perché mo voglio vedere chi cazzo mettono sulla panchina della S Roma. E voi, pupazzi rimagnati che l'avete cacciato, non dovete avere tranquillità, tregua e pena mentale, regà, mentale, perché io so sempre per no alla violenza, però siete stati voi l'artefice a cacciare sto pischello e veramente dovete i mortacci vostri pagare pene del bucio del culo mentalmente, no alla violenza, e il devile vi saluta e andatevene tutti a fanculo.